Libri che vorrei leggere nel mese di maggio. Si spera, non si spera, non ne ho la più pallida idea. Diciamo che tra questi alcuni sono obbligatori, devo leggerli per forza, volente o nolente. E altri, diciamo, sono un po' più... Si spera che finalmente riesca a smaltire la mia TBR. Ci riusciremo? Non ne ho la più pallida idea. Ma prima mi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Qui sotto in descrizione trovate tutti quanti i miei link social. Detto questo, sigla! Ora possiamo iniziare con i libri che ho intenzione di leggere questo mese. Facciamo che parto da quelli che sono obbligatori, tra virgolette, perché sono delle collaborazioni, e poi via via vi dico anche quelli per smaltire la mia TBR. Ci riusciremo? Lo scopriremo soltanto leggendo. Siamo con un libro che devo soltanto terminare di leggere, ovvero Il Cavaliere del Sole Nero, edito Fanucci Editore. Questo è il primo volume di una trilogia. Al momento mi sta piacendo veramente, veramente tanto. Parla comunque di un dark fantasy che con sfumature o di fantascienza, e all'interno ci sono i fae. L'ho letto, l'ho preso, l'ho richiesto soprattutto per questo. Volevo veramente conoscere, diciamo, un'altra veste meno, passatemi il termine, pornografica, ecco, di tutti i fae che sono presenti ultimamente nei romanzi, e quindi volevo leggere qualcosa di un po' più particolare, un po' più strong, tra virgolette. E adesso sono circa pagina 100, non tantissimo, però va bene così. Si legge con un po' di fatica perché è molto fitta come scrittura. Siamo adesso a un libro in uscita il 2 di maggio. Non so esattamente quando pubblicherò questo video, molto probabilmente avete già la recensione del Cavaliere del Sole Nero, è uscito anche questo libro, però io nel frattempo ve lo mostro. E parliamo di Magnolia Parks di Sa Hastings, e edito Garzanti, uno dei libri a quanto pare più in voga su TikTok. Lo consiglia anche Rita Nardi, di cui io vi lascio da qualche parte il pop-up, diciamo, per andare a vedere la recensione che ho fatto sul suo libro, ovvero Liberi come la neve. Nel frattempo sono molto curiosa di leggere questo libro. Passiamo a delle letture che ho intenzione di fare, si spera, tra cui anche terminare una lettura che ho iniziato più o meno verso fine marzo, e parlo di Prendi la mia anima. Questo libro l'ho iniziato quando ero in treno e poi non l'ho più continuato. Sono arrivata a malapena a pagina 100, mi stava incuriosando molto, è un dark romance, paranormal romance, e mi incuriosiva soprattutto perché per un momento mi ha dato le vibes del Regno dei Malvagi, visto che quello ancora non l'ho terminato perché non l'ho comprato, il secondo volume, Il Regno dei Dannati. Ho detto vabbè, cimentiamoci su questo perché ce l'abbiamo in libreria, quindi voglio assolutamente leggerlo. Poi non ci ho messo nemmeno un post-it perché per il momento va bene così. Andiamo avanti con un libro che mi porto dietro forse da dicembre, sì, no, non forse, è da dicembre, ed è Maybe Someday, ovvero il Forse un giorno di Colleen Hoover. Questo libro mi ha terrorizzato, però in fondo era uno dei libri che ancora non avevo letto della Hoover, e quindi ero stracuriosa di sapere che caspita trattasse, se effettivamente dovessi salvare soltanto un volume della Hoover o potevo comunque allungare la mia lista con anche un altro volume, però mi sa tanto che non sarà così. I libri della Hoover si leggono in maniera molto scorrevole, almeno quelli che ho letto fino ad ora, come Hopeless, Losing Hope e Confess, li ho letti tutti in un pomeriggio, e il problema è che proprio questo libro, a vederlo adesso, non mi sta ispirando, non so se vi capita come cosa. Passiamo ora a un terzo volume, e anche un quarto che ho acquistato, di una saga trashissima, lo ammetto, che però dal secondo volume mi ha dato quella spinta in più per continuare, e parlo della saga di Tracy Wolf, composta da Crave, Crash, Covet e l'altro non mi ricordo come si chiama, adesso è uscito anche l'ultimo, Chasm se non erro. E quindi volevo continuare, volevo sapere che cosa succedesse poi al mio Hudson, al mio amore, vero? E quindi ero stracuriosa di capire se effettivamente alla fine poi questa scemotta riuscisse a capire dove andare a limonare. Speriamo che lo capisca presto, perché dopo un po' mi rompo anche un po' le scatole. Passiamo ora a un libro che ho cercato dappertutto, e quando l'ho comprato ero talmente tanto
interessata a leggerlo, che poi non l'ho più letto. E parlo della prima del primo libro della trilogia di Falce. Questo libro lo volevo assolutamente in copertina flessibile, perché in rigida mi fa altamente schifo, lo ammetto, non mi piacciono i libri in copertina rigida, li trovo veramente scomodi, visto che io leggo ovunque, mi dà il cavolo praticamente, quindi non vedevo l'ora di leggere questo distopico, però con però in flessibile. L'ho trovato? Sì, dopo tanta agonia l'ho trovato, però ancora non l'ho letto. Ultimo, ma non ultimo, devo essere sincera, uno dei libri che spero di leggere questo mese, ma dubito fortemente, se già gli altri erano un pochino più scorrevoli, magari un po' più piacevoli alla lettura, qualcosa di meno forte e intenso, questo libro che ho scelto e che vorrei leggere in questo mese è praticamente impossibile che effettivamente possa essere rispettata nella mia TBR, e parlo Il Club dei Pallidi Estinti di Matt Haig. Ora, edizioni E.O., se mi stai sentendo, io amo Matt Haig, ok? Io lo amo in tutte le sue salse, in tutte le sue sfumature, in tutti i suoi scritti. Per adesso ho letto Come fermare il tempo e La biblioteca di mezzanotte. Amica mi ha regalato La possessione di Mr. Crave. Cioè, capite perfettamente che io lo amo? Quindi per favore iniziate a fare le copertine tascabili, flessibili anche per questi, perché non posso spendere 18 euro per un libro, grazie, per una copertina flessibile per di più. Quindi, momento polemica a parte, perché ormai tanti i costi dei libri sono esagerati a prescindere, questo libro è un po' più tosto e leggendo già la trama so per certo che mi sarà un po' difficile, diciamo, leggerlo in poco tempo, dovrò metabolizzarlo particolarmente. Bene, detto ciò, questi sono i libri che vorrei leggere a maggio, però non lo so effettivamente che cosa succederà. Io non sono per niente pratica di TBR, ogni volta che ne creo una automaticamente va a scatafascio e ne leggo tutt'altro, cosa più che possibile per carità, e quindi vediamo se questo mese quantomeno riusciamo a mantenere, diciamo, i nervi saldi e arrivare a fine maggio con quantomeno, oltre ai libri obbligatori, anche alcuni libri in meno da togliere dalla mia infinita TBR fisica. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video e vi auguro una buona serata. Ciao!